scorso di primo mattino è uscito di casa e da allora non se ne ha. Fondo conoscitore dello sviluppo economico italiano, Caffè ha formato un'intera generazione di studiosi come Ezio Tarantelli e Giorgio Ruffolo. Una persona molto riservata, schiva, che dedicava tutto il suo tempo allo studio e agli... Non c'è ancora nessuna notizia del professor Federico Caffè, l'economista scomparso misteriosamente dalla sua casa a Roma. La Banca d'Italia ha calcolato che l'inflazione in Italia dovrebbe aumentare dello 0,5-0,6% per effetto del nuovo rapporto di cambio con il marco tedesco e quindi del maggior costo delle nostre importazioni dalla Germania. Sembra un aumento abbastanza contenuto. Ma vede, queste cifre sono calcolate con metodi molto elaborati, ma mi permetto di dire non sono molto significative. In definitiva vogliono dare l'annuncio che non sarà a causa di questo specifica variazione della parità un aumento notevole nell'inflazione. Però le conseguenze in realtà dipendono anche dalle ripercussioni psicologiche. Bisogna tener presente, bisognerebbe sottolineare che si tratta di un evento non drammatico ed evitare che ci si inseriscano delle speculazioni che potrebbero portare ad aumenti più consistenti di quelli che risultano da calcoli econometrici su cui francamente non ho molta fiducia. Mi par di capire quindi che lei sostanzialmente convenga sul fatto che per effetto del nuovo rapporto di cambio con il marco tedesco non ci sarà una forte spinta all'inflazione in Italia, un aumento consistente dei prezzi interni, ma ci sono anche aspetti positivi da questo diverso rapporto di cambio con il marco? Certo, gli aspetti positivi sono costituiti dal rilancio che già si era manifestato negli ultimi mesi di luglio e di agosto e che speriamo continuerà, che il nuovo rapporto potrà dare le nostre esportazioni. Ovviamente si sottolinea che la variazione dei rapporti potrà aumentare anche le importazioni, ma questo dipenderà anche dalla misura in cui ci sarà possibile attuare una politica sostitutiva delle importazioni non essenziali di cui il nostro Paese ha un onere piuttosto notevole. Basta considerare quello nel settore agroalimentare. Scusi, quindi si potrebbero in qualche parte almeno sostituire le nostre importazioni dalla Germania con produzione interna, italiana? Certo, questo va fatto con rispetto delle regole comunitarie e naturalmente senza nessun profilo né senza nessuna intenzione di natura autarchica. Bisogna però tenere presente che proprio nel settore del meridione è già prevista una situazione di valorizzazione dell'agricoltura che potrebbe ridurre delle nostre importazioni agroalimentari che sono indubbiamente eccessive e ingiustificate. Il presidente del Consiglio Spadolini ha dichiarato che il nuovo rapporto di cambio con il marco non porterà modifiche nel programma di governo. Il programma continuerà così come è stato impostato. Lei ritiene che sia possibile? Ma l'affermazione può essere giustificata nel senso che il programma è talmente vago, è talmente mancante di indicazioni precise sui suoi contenuti, che questa modificazione presumibilmente si inquadra in tutte le cose che dovranno essere precisate, solo in questo senso. In linea generale occorrerà giustificare maggiormente i motivi che consentono di parlare di una politica antinflazionistica, la quale certamente non è compatibile con gli aumenti che si continuano a fare nel settore delle tariffe e nei settori dei prezzi amministrati. Alcune domande al professor Federico Caffè, docente di politica economica e finanziaria presso l'Università di Roma, che abbiamo in diretta telefonica. Buongiorno professore. Buongiorno. Grazie di aver accettato di partecipare. Dato che parliamo di borsa valori, vorrei subito rivolgerle una domanda. Nel 73 lei ebbe a scrivere un saggio assai critico nei confronti della borsa. Conferma quell'analisi severa? Vede, oggi si tende a usare l'indice di borsa, o peggio ancora l'andamento di alcuni titoli, per misurare il benessere di una nazione. Io trovo ciò fuorviante e anche un po' immorale. La borsa può avere alcuni meriti, ma non quello di ridurre le disuguaglianze, perché tende a favorire i ricchi quando va bene e ad infliggere danni proporzionalmente gravissimi ai piccoli risparmiatori quando va male. Mi sembra, professore, che lei stia un po' esagerando. Non mi pare che le cose vadano così male. Tutti gli indicatori economici principali sono favorevoli. La borsa non fa altro che registrare il buon andamento della nostra economia e viaggia per conto suo. Tra l'altro, mi sembra che la sua voce sia piuttosto isolata. Non sono in molti ormai a pensarla come lei.
anche all'interno dell'università. Ma che scemo! Grazie per l'osservazione. Di contro pare che la sua opinione sia di gran moda, soprattutto nell'attuale governo. Onorevole Rebecchi? Non sono assolutamente d'accordo con il professore, che pure stimo. Ritengo piuttosto che siamo finalmente giunti al tramonto di quella lunga e deleteria stagione dell'economia italiana segnata dallo statalismo e dai finanziamenti a pioggia. Gli italiani cominciano a ragionare di testa loro e a guardare altrove, ad altri modelli. La presidenza Reagan, il governo Thatcher. Dirò che io considero alquanto scontate queste continue requisitorie contro lo Stato dalle mani bucate, come se la vera ragione di tanti sprechi fosse lo Stato sociale in sé e non gli abusi, le illegalità, l'uso clientelare della spesa pubblica che si è fatto in questo paese. Mi consente, professore? No, ma... mi consenta lei, onorevole, perché lo Stato sociale, visto che siamo in tema, la stessa borsa funzioni, no? Occorre trasparenza, ponendo fine al malcostume degli oscuri protagonisti che rimangono dietro le quinte, incappucciati che detengono la vera proprietà delle imprese. Cosa ha contribuito maggiormente a questa inflazione? C'è ovviamente la componente esterna, su cui possiamo fare poco, ma c'è una componente interna costituita dalla modificazione di quello che si chiamano i prezzi amministrati. I prezzi, vale a dire, che sono variati dalle stesse autorità pubbliche. Per esempio, non so, la luce. La luce, il gas, le tariffe dei trasporti. Tutti questi aumenti hanno contribuito all'aumento dell'inflazione. Ora, io non dico che il prezzo dei mezzi di trasporto risponda al costo reale, ma dico, non è in un momento in cui si vuole arrestare e contenere l'inflazione che questi aumenti vanno fatti. Intendo dire, il disavanzo di questi enti pubblici da colmare in qualche modo è meno inflazionistico che non l'aumento delle tariffe. Quindi, purtroppo non tutti gli economisti sono d'accordo su questo punto, ma la mia opinione è questa. Quindi, secondo lei, bisognerebbe andare in direzione opposta a quella a cui sembra che ci si stia per andare, cioè esattamente. Non aumentare le tariffe per ridurre il disavanzo, ma semmai aumentare il disavanzo lasciando le tariffe allo stesso livello, questo frenerebbe in qualche modo l'inflazione. Certamente, intendo dire, l'aumento di questi prezzi ha contribuito notevolmente all'inflazione. Qua basta fare i conti, non è una questione di opinione, basta fare i conti. Per frenare l'inflazione, l'elemento psicologico fondamentale è che dare al pubblico l'impressione che i prezzi possono scendere anziché aumentare. Ora, ciascuno di noi come cittadino, lei come io, siamo assoggettati a uno stillicidio continuo di aumento e questo influisce anche sulla nostra psicologia. Qui c'è veramente una schizofrenia del governo che da una parte vuole frenare l'inflazione, dall'altra parte contribuisce esso stesso ad alimentarla. Federico Caffè era un uomo metodico, ordinato. Le sue giornate erano più o meno tutte uguali. Alle 8:30 arrivava all'università, faceva lezione, poi riceveva studenti, docenti e assistenti, fino a sera. Era un continuo via vai di gente, sempre la fila davanti alla sua porta. Si appartava solo per il pranzo, un pasto semplice ma inderogabile, e guai fare chiasso in quei 20 minuti. Quando non aspettava qualcuno, accendeva un piccolo mangianastri e si metteva a correggere tesi di laurea, ascoltando musica classica. Adorava Mahler. Era sempre l'ultimo ad andar via, non prima delle 8:30 di sera. Verificava che le luci in istituto fossero tutte spente, che i rubinetti dei bagni fossero chiusi, che nessuno avesse dimenticato qualche finestra aperta. A quel controllo, rituale, teneva moltissimo e per nessun motivo lo avrebbe delegato a qualcun altro. Parti in questi giorni si sottolinea la necessità di una nuova riforma fiscale.
Già quest'anno è stato ridotto il numero delle aliquote e adesso qualcuno dice che l'Italia dovrebbe seguire l'esempio degli Stati Uniti e ridurre le aliquote a 2. Ecco, è questa la ricetta giusta, la strada migliore per realizzare quella giustizia fiscale di cui tanto si parla e si chiede? No, ritengo di no. Ritengo che il numero degli scaglioni non possa essere modificata con rapidità da un anno all'altro, che richieda anche un'esperienza di vederne i risultati. Sono convinto che la riduzione intervenuta nel nostro paese, per esempio, quanto se ne conosceranno meglio i risultati, si dimostri pregiudizievole. Quindi ritengo che riferirsi all'esempio americano sia un puro fatto imitativo e non un fatto che contribuirebbe al miglioramento della del nostro sistema fiscale. Ma al di là della riduzione delle aliquote o degli scaglioni, come lei ha detto, la vera questione sembra essere quella degli evasori. Ecco, i dati dell'anagrafe tributaria proprio in questi giorni ci dicono che gli unici a pagare le tasse sono i lavoratori dipendenti. Ecco, che riforma ci vorrebbe per battere l'evasione e per rendere possibili sgravi fiscali senza colpire le entrate del fisco? Ma questo fatto che i lavoratori dipendenti siano soggetti in maggior parte alla tassazione è un'affermazione ricorrente, ma deriva fondamentalmente dal fatto che ci sono dei contribuenti che vengono accertati al 100% e dei contribuenti le cui dichiarazioni non vengono soggette a un controllo efficace. Ora, se questo controllo con la necessaria volontà politica, con la necessaria attrezzatura tecnica che potrebbe contribuire anche a risolvere il problema della disoccupazione giovanile e con la mancanza di frettolosità che porterebbe a delle decisioni improvvisate, con tutti questi elementi sarebbe possibile evitare che questi contribuenti sfuggissero completamente ad accertamenti adeguati. Quindi quella che serve non è una riforma fiscale? La riforma fiscale si impone esclusivamente nella riduzione di quella che si chiama la curva della tassazione. La tassazione è soggetta a una curva a seconda dell'altezza del reddito. Questa tassazione soggetta a una curva di imposte che sale con l'aumentare dell'importo soggetto alla tassazione, in questo momento risente anche del gonfiamento dei redditi dovuto all'inflazione. Quindi è chiaro che la curva con cui aumenta l'imposta man mano che si diventa più ricchi, siccome parecchia di questa ricchezza è puramente illusoria, inflazionistica, è necessaria che venga rivista. Se ne parla da anni e non lo si fa mai. Questo è il vero nucleo della riforma fiscale. Perché il suo insegnamento non ha mai fine, nonostante il tempo che passa con affetto. L'ha scritto lei? Veramente abbiamo firmato tutti quelli all'ultimo anno. Eppure dovreste saperlo che non accetto regali. Lo sanno tutti in questa facoltà. Professore, scusi, ma è il suo ultimo anno? Come può pensare che sia un gesto interessato? Una specie di... Di corruzione? Sono più di 30 anni che sto all'Università Palmieri. Più di 30 anni. Non ho mai accettato un regalo, e sa perché? Perché chi accetta un regalo si mette inevitabilmente in soggezione. E io questo non lo sopporto. L'avevo detto io che era meglio solo il biglietto. Però è proprio bello. Chi l'ha scelto? Bravo, Palmieri. Perlomeno a gusto. Bruno? Sì? Per piacere, dai ai ragazzi quella busta. Sì. Siccome l'orologio gli piaceva, è andato dall'orologiaio e si è fatto dire quanto costava. È fatto così. Era un'intelligenza molto vivace, era lucido, era buono, era anche dal punto di vista fisico angelico, giovane, coraggioso, forte e nello stesso tempo buono con gli allievi che già in solo 2 anni aveva conquistato qui a Roma. È veramente il caso in cui il mondo perde un elemento che costituisce un valore insostituibile. Vede, stamani nei pressi della facoltà
è accaduto qualcosa di grave. Una cosa che riguarda Tarantelli. Forse un agguato. L'agguato è avvenuto poco prima di mezzogiorno qui, in via Castro Laurenziano, in un piccolo spiazzo parcheggio della Facoltà di Economia e Commercio. Ezio Tarantelli, docente universitario prima a Firenze, quindi a Roma. Appena concluso la sua lezione di economia politica e si stava accingendo a ritornare a casa. È salito sulla sua auto ferma sul piazzale, in quel momento gremito di studenti. Uno dei terroristi, con una pistola, lascia un opuscolo delle brigate russe datato 25. Ezio Tarantelli era considerato uno degli economisti di punta del laboratorio di Federico Caffè. È stato suo stretto collaboratore quando lei era ministro del lavoro. A lui si devono molte delle intuizioni e delle sollecitazioni. Su cui il mondo perde un elemento che costituisce un valore insostituibile. Per me di questo corso sarà dato dalle anticipazioni di tutti questi scatti degli apparecchi che mi indicavano l'ora sta per finire. Non cedete mai agli idoli del momento, vale a dire alle frasi fatte, alle frasi convenzionali, rifletteteci con il vostro pensiero e con il vostro e con la vostra capacità intellettuale, incluso quello che vi deriva dall'aver seguito un corso di politica economica. Gradirei molto che il ricordo da parte vostra di questo corso, se ci sarà un ricordo, sarà quello di un impegno nel cercare di trasmettervi tutto quello che sapevo, anche se era poco, che spero vi possa rimanere nel tempo come ricordo. Siete venuti a farmi la festa, eh? Ringrazio tutti per essere venuti, per non aver voluto mancare a questa mia lezione, che in molti sensi, ma speriamo non in tutti, è l'ultima. Chi ha parecchi decenni di esperienza vissuta alle spalle ha dovuto inghiottire parecchi rospi. Ma oggi, per le persone della mia generazione, l'aver subito non significa disposizione a subire ulteriormente. La prospettiva di vita intellettuale valida che mi rimane è troppo limitata perché io sia disposto a considerare vacui ideali, a mio avviso, irrinunciabili, quali l'egualitarismo, la difesa dei più deboli, l'impegno per la promozione sociale di chi nasce in condizioni svantaggiate. Se mantenere vivi questi ideali e non saper convertirsi significa essere un cattivo serpente incapace di cambiare pelle, non resta che prenderne atto. Thank you.